сам круг живи, кое с неба сишало. Тко буде јео од овога круха, живјет ће увјеке. Круг који ћу ја дати, тјело је моје за живот свјета. Del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, alla fine del tempo di Pasqua celebriamo grandi misteri della fede per mezzo di tre celebrazioni: la celebrazione della Santissima Trinità che abbiamo celebrato domenica scorsa, la solennità del Santissimo Sacro Cuore di Gesù e Corpo di e Sangue di Cristo che celebriamo oggi, e la celebrazione del Santissimo Cuore di Gesù che celebriamo venerdì prossimo. Così la Chiesa ci fa ricordare a quello che è più importante nel vivere la nostra fede, nel nostro cammino quotidiano. Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, celebriamo Corpo e Sangue di Cristo. Essa venera la vera presenza di Gesù Cristo nel pane e nel vino che sono consacrati nella Messa. Questa celebrazione viene celebrata primo giovedì dopo la Santissima Trinità e così ci fa ricordare Venerdì Santo, cioè 60 giorni dopo Pasqua. La celebrazione del Santissimo Corpo di Cristo si celebrava dal XIII secolo. Inoltre l'ostia nella messa già faceva vedere al desiderio della contemplazione del Santissimo Sacramento dell'altare, cioè dell'ostia durante la messa. Il gesto di innalzare l'ostia nel momento della
e per prima volta è registrato nel Parigi attorno 1200. L'adorazione al Santissimo Sacramento all'altare è la condizione della tradizione che ci avvicina al Signore, non solo nella vita personale, ma ancora di più nella vita pubblica, nella quale la processione con Santissimo passa per mezzo delle nostre vie vicino a casa nostra. Lo facciamo a cuore puro, con cuore mite, con cuore consacrato. All'inizio preghiamo il Signore di perdonare. L'adorazione al Santissimo Sacramento dell'altare è la continuazione della tradizione che ci avvicina al Signore, non solo nella vita personale, ma ancora di più nella vita sociale, nella quale la processione con Santissimo passa in mezzo alle nostre strade e vicino a casa nostra. Facciamo a cuore puro, con cuore mite, cuore consacrato, e all'inizio preghiamo, Signore, di perdonare. Fratelli e sorelle, riconosciamo i nostri peccati per poter celebrare santi misteri. Confesso, Dio Onnipotente, e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Slava. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Gloria a Dio.
Signore Figlio Onnigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Čitanje knjige Postanka. Dal libro della Genesi. In quei giorni Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abram con queste parole. Sia benedetto Abram del Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. Parola di Dio. Si svećenik po redu Melkizedekovu. Riječ Jahvina Gospoda. Oracolo del Signore al mio Signore. Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza. Tre santi splendori
dal senno dell'aurora. Come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Čitanje prve poslanice. Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Hvali Sion Spasitelja, vođu svog i učitelja, pjesmama i popjevkom. Sion loda il Salvatore, la tua guida e il tuo pastore con i miei cantici. Impegna tutto il tuo fervore e li supera ogni lode. Non vi è canto che sia degno. Pane vivo che dà vita, questo è tema del tuo canto, oggetto della lode. Veramente fu donato agli apostoli riuniti in fraterna e sacra cena. Lode piena e risonante, gioia nobile e serena, sgorghi ogni dallo spirito. Questa è la festa solenne nella quale celebriamo la prima sacra cena. È il banchetto del nuovo re, nuova Pasqua, nuova legge, e l'antico è giunto a termine. Cade il nuovo, il rito antico, la realtà disperde l'ombra, luce non più tenebra. Cristo lasci in sua memoria ciò che ha fatto nella cena, noi lo rinnoviamo. Obbedienti al suo comando, consacriamo il pane e il vino, ostia di salvezza. E certezza a noi cristiani, si trasforma il pane in carne, si fa sangue il vino. Tu non vedi, non comprendi, ma la fede ti conferma oltre la natura. È un segno che appare, nasconde nel mistero realtà sublimi. Mangi carne, bevi sangue, ma rimane Cristo intero in ciascuna specie. Che ne mangia non lo spezza, né separa né divide, intatto lo riceve. Siano uno, siano mille, ugualmente lo ricevono, mai è consumato. Vanno i buoni, vanno gli empi, ma diversa ne è la sorte, vita o morte provoca. Vita ai buoni, morte agli empi, nella stessa comunione, ben diverso è l'esito. Quando spezzi il sacramento, non temere, ma ricorda: Cristo è tanto in ogni parte quanto nell'intero. È diviso solo il segno, non si tocca la sostanza. Nulla è diminuito della sua persona. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli annunziato, in Isacco dato a morte,
nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi. Nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e poi che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fedeli alla tavola del cielo, nella gloria dei tuoi santi. Amen. Alleluia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a giurare e guarire tanti quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: conceda alla folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro: voi stessi date a loro da mangiare. Ma essi risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. A meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: fateli sedere a gruppi di 50 circa. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione e li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, cari pellegrini, quando Papa Urbano IV nel secolo XIII ha introdotto questa festa del corpo e sangue di Cristo, ha incontrato una grande resistenza. Alcuni dicevano: Gesù non voleva pompe, era povero e semplice.
Gli altri ancora dicevano: non è diventato una ostia, ma è diventato un uomo. Quando con Martin Luther si è arrivato a disputa su questo sacramento e la celebrazione dell'Eucaristia proclamata idolatria, i cattolici hanno iniziato a festeggiare più solennemente questa festa. Citato Papa Urbano IV disse in occasione questo: l'Eucaristia è memoriale salvifico che ci trattiene dal male e rafforza nel bene e consente la crescita nella speranza e nella virtù. Fratelli e sorelle, noi non onoriamo il pane ordinario, noi onoriamo misteriosa presenza di Dio che è libero e potente nascondersi in ogni segno ed anche quello più semplice. Dovrebbe sapere che Cristo voleva instaurare l'Eucaristia. Alle sue parole riposa la nostra fede. L'Apostolo Giovanni nel Vangelo, nel capitolo 6, riferisce dell'intervento di Gesù dopo aver moltiplicato i pani. Avete mangiato quei pani e vi siete saziati. Cercate di ottenere lo stesso cibo, non deperibile, ma cibo che ha duratura per la vita eterna e che vi darà il Figlio dell'uomo. Io sono il pane di vita che è disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane vivrà in eterno. Il pane che darò io è il mio corpo per la vita del mondo. Fratelli e sorelle, queste parole sono una promessa. All'ultima cena, come riportano evangelisti Matteo, Marco e Luca, Gesù ha preso il pane e ha detto: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo. Poi ha continuato: fate questo in memoria di me. Con questo gesto ha fatto una promessa antica e si è donato alla Chiesa. Allora crediamo nell'Eucaristia perché crediamo in Gesù Cristo. E come noi non ci vergogniamo credere in Gesù Cristo, così non ci vergogniamo credere nell'Eucaristia. Bisognerebbe ricordarsi, fratelli e sorelle, le prime comunità che con entusiasmo hanno celebrato la Santa Messa nelle case. Di questo c'è anche la testimonianza di uno scrittore romano, Plinio, giovane pagano. Bisogna ricordarsi i martiri di primi secoli che volevano ricevere Santa Comunione. Qui bisogna menzionare anche San Francesco d'Assisi, che non voleva essere ordinato sacerdote perché si era considerato indegno di diventare un servitore dell'Eucaristia. Vale anche menzionare Leonardo da Vinci, un grande pittore italiano che è lontano dalla parte patria perché è morto in Francia, ha voluto l'Eucaristia, cioè Santa Comunione, e Blaise Pascal ha ricevuto impegno, cioè la comunione a 39 anni piangendo di gioia. Tutto questo significa, cari fratelli e sorelle, che il mistero dell'Eucaristia ha in Cristo più che sufficiente ragione per essere accettato dagli uomini di tutti i tempi e di credere in essa. Le nostre celebrazioni sono proprio come Cristo vuole e immagina. Perché celebrare la Santa Messa se dopo la celebrazione non avviene nessun cambiamento? Ecco cosa ci offre Gesù Cristo in ogni Eucaristia. La Messa è una conferma della povertà. Non andiamo al tavolo del Signore perché proviamo
disagio in noi stessi da cui solo Dio può liberarci. Con la Santa Messa noi confessiamo pubblicamente che solo Dio può saziare l'uomo e solo Dio è appropriato al bisogno dell'uomo. E se siamo convinti di questo, perché allora ci servono tante Santa Messe senza la comunione? La Santa Messa è bisogno di fraternità, cioè di comunione. Nessun altro gesto religioso non ha confermato in modo così chiaro una verità così grande dell'uguaglianza umana, perché tutti dicevano lo stesso pane, lo stesso Gesù. Per quanto riguarda Dio, la conferma di uguaglianza è perfetta. Ci stiamo avvicinando noi a Dio con desiderio di rimuovere gli ostacoli, le distanze, i privilegi, le ingiustizie. In ogni Santa Messa siamo incoraggiati a creare un mondo nel quale nessuno è disprezzato e rifiutato, ma tutti siamo amati e rispettati. Viviamo noi Santa Messa in questo modo? L'Eucaristia, fratelli e sorelle, è la conferma della vita come servizio, la vita come un'offerta di noi stessi. Sicuramente colui che non crede vuole dominare sui suoi fratelli. Cristo tuttavia propone un servizio. Chi non crede vuole avere tutto sulla terra, ma chi crede lui sa essere paziente e portare la croce con la sicurezza che il Calvario è la via della risurrezione. La Santa Messa è la presenza di Cristo nella donazione di se stesso. Questo è mio corpo per voi, questo è mio sangue per voi. Non è permesso, nemmeno possibile, cari fratelli, essere celebrare Santa Messa senza amore. Charles de Foucault diceva: la miglior preghiera è quella nel quale c'è più amore. Non è permesso celebrare la Santa Messa se siamo nella rabbia, se siamo egoisti, perché questo sarebbe tradimento della Santa Messa, cioè di Gesù stesso. Fratelli e sorelle, sarebbe sufficiente solo una Santa Messa celebrata sinceramente per cambiare la vita di chiunque. Nell'Eucaristia Dio incontra l'uomo e l'uomo incontra Dio. Chi non ha mai sperimentato Dio nel prossimo non lo sperimenterà nemmeno nell'Eucaristia. Chi non l'ha sperimentato nell'Eucaristia non lo sperimenterà nemmeno nel suo prossimo. L'Eucaristia conduce al suo prossimo e il prossimo conduce all'Eucaristia. Dal gesto del lavaggio delle gambe Gesù è andato anche un passo in avanti, si è umiliato al punto che si è donato al prossimo nel pane semplice e ha promesso la vita eterna se mangia questo pane. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Senza questo regalo la Chiesa sarebbe condannata alla rovina, fratelli e sorelle. Lì dove non c'è l'Eucaristia non c'è vita, dove la gente non mangia il corpo di Cristo lì è finita anche la vita. L'Eucaristia, cioè Gesù, guarisce non solo l'anima ma anche il corpo. Prendiamolo, mangiamolo per questa vita e per la vita eterna. E finirò con le parole della Santa Madre Teresa: tutto quello che facciamo lo facciamo per Gesù. La nostra vita non ha altro significato, nessun altro motivo. Tanti non possono comprenderlo, ma io servo a Gesù 24 ore al giorno, faccio tutto per Gesù e Lui mi dà forza per questo. Io amo Lui nei poveri e poveri in Lui. Tuttavia, il Signore è sempre al primo posto. Ogni volta quando un ospite ci visita, noi lo portiamo nella cappella della casa e diciamo: prima salutiamo il padrone della casa.
Gesù è qui, noi lavoriamo per Lui e ci doniamo a Lui. Lui ci dà forza che una vita simile noi la viviamo con gioia. Anche la nostra vita sulla terra, fratelli e sorelle, non ha altro significato che servire il prossimo proprio come Gesù, come ha fatto Gesù. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Pomolimose. Preghiamo. Per la Chiesa alla quale è affidata la celebrazione del memoriale del tuo mistero pasquale, perché nel tuo banchetto ritrovi sempre la sorgente e la forza per una vita di santità, ti preghiamo. Per i ministri della tua Chiesa, perché tu possa far loro il dono di una condivisione disinteressata con gli altri, ti preghiamo. Per tutti gli uomini del mondo che avvertono una fame ed una sete spirituale, perché tu possa toccarli con la grazia dello Spirito Santo ed essi riconoscano in te l'unico Salvatore, ti preghiamo. Per coloro che mancano di risorse per soddisfare le fondamentali necessità umane, perché tu possa rinnovarli con la tua forza e non permettere che perdano la speranza, ti preghiamo. Per noi che ci siamo riuniti a questa mensa della frazione del pane, perché viviamo la vita autentica dei tuoi discepoli, ti preghiamo. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, perché tu li renda partecipi dell'eterna beatitudine del cielo, ti preghiamo. Ti preghiamo per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi, benigno alla tua Chiesa, Padre, i doni dell'unità e della pace misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, per Cristo nostro Signore. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Sanctus es Domine fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quae sumus spiritus tui rore sanctifica ut nobis corpus et sanguis fiam Domini nostri Iesu Christi, qui cum passioni voluntare traderetur, accepit panem et gratias agens, regit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem iterum gratias agens
de de discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ratko, Vescovo Henrik e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Santa comunione, fate le file su larghi corridoi pavimentati, non fare le file su stretti corridoi, ma uscite su quei corridoi larghi. Voi ai lati della chiesa, avvicinatevi alla chiesa, voi che siete in chiesa, rimanete lì.
Gospodnjeva, na poljanama zelenim, on mi daje odmora. Thank you.
Pomolimo. Preghiamo. Gospodine, donaci, Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convitto eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Adesso facciamo la processione lungo Međugorje, in mezzo alle nostre case, con Gesù presente nel pane. Prossimo sacramento, altare. La processione fa così che davanti vanno i sacerdoti che portano il Santissimo Sacramento dell'altare, poi altri sacerdoti, poi i fratelli e sorelle. Andiamo piano piano, facciamo formare l'inizio, prima parte della processione, prima Gesù, sacerdoti, poi voi dietro. Allora cercate di, in raccoglimento, seguire il Santissimo Sacramento.